Allora, salve a tutti. Dopo un sacco di tempo sto di nuovo facendo un video. Il lavoro al ristorante continua ad andare molto bene, quindi il tempo è sempre meno. Cominciamo questa nuova serie, spero una lunga serie di nuovi contenuti, da qualcosa che io in generale, chi mi conosce, ritengo sia solo un giochino e non vera cucina. Non cucina seria come facciamo qui allo Ciuciulì. Facciamo della sferificazione. Della sferificazione però di qualcosa di un po' particolare che non tutti avranno provato, anzi in pochi avranno provato. La sferificazione dell'estratto di aglione fresco. L'aglione, eccolo qua. Vedete? Aglio, aglione, aglione, aglio. Neanche la stessa pianta, anche le caratteristiche organolettiche sono nettamente diverse. La caratteristica è che l'aglione non contiene o non conterrebbe aglina, quindi risulta molto più delicato, molto più digeribile, ma soprattutto ha delle caratteristiche di profumo e di sapore molto peculiari. Quindi, in tutte le sue forme l'aglione ci dà un sapore che appartiene alla Toscana, per quanto fosse praticamente scomparso, adesso sta tornando prepotentemente e tutti noi lo coltiviamo e cerchiamo di farne un uso sempre più creativo. Questo della sferificazione non è un uso particolarmente creativo, però mi divertiva giocare un po' anche. Eccoci qua, andiamo a sferificare il succo dell'aglione. Andiamo. Estratto d'aglione. Abbiamo usato l'estrattore su un aglione appena arrivato, freschissimo, cavato di sottoterra apposta per noi, e ne abbiamo ottenuto da, diciamo, due capi, abbiamo ottenuto quello che saranno, non so, 100 ml di succo. E adesso andiamo a sferificare. Ecco qua, avevo stimato per difetto, abbiamo 128 grammi estratto di aglione, 50 grammi dell'addensante che più vi piace, e io ho scelto un addensante tecnico che si può usare a temperatura ambiente, diciamo in questo caso sì, è un addensante che funziona fino a 20 gradi, se siamo a 23 va benissimo. Procederemo ora a disciogliere l'addensante nell'estratto d'aglione e vediamo un po'. Chiaramente mi sono dimenticato di riprendere lo scioglimento dell'addensante, tanto la cosa penso vi sia chiara anche così. Passiamo direttamente alla sferificazione a velocità relativistiche. E così via. Ed ecco il risultato. Adesso le tiriamo tutte fuori, dopo aver finito di sferificare, le sciacquiamo e poi saranno pronte all'utilizzo. Una volta sciacquate, ecco pronte le nostre sferette di estratto d'aglione, che useremo come guarnizione in alcuni piatti. E l'abbiamo fatta. Questo è quanto. Buon appetito e ci vediamo presto allo Ciuciulivo. Allora, un piccolo bonus per chi ha avuto la pazienza di guardare il video. È chiaro che l'estratto di aglione si può fare comodamente dagli spicchi di aglione, ma c'è un ma, è un peccato perché così ci si fa anche tante altre cose. Quindi sì, da questi, ma soprattutto da questi, cioè gli scarti di lavorazione dell'aglione. Scartate le parti verdi e dure e legnose,
e tutto il resto, le bucce, le cose, fanno aglione. Questo è un piccolo trucco che vi fa valorizzare anche lo scarto. Ciao ciao!